tutti, purtroppo ho scoperto Notino, per cui ho fatto un altro ordine e ho preso un po' di cose di vario genere e voglio mostrarvele. Ci sono sempre un sacco di regali. Effettivamente andare a guardare la sezione delle offerte non conviene perché poi ogni giorno li cambiano. Ieri sera guardavo, per esempio, c'è un rossetto di macchie in regalo. Ci sono vari prodotti in regalo, insomma, tutti i giorni, quindi è veramente un sito pericoloso. Direi che sarebbe meglio starci lontano se non si ha proprio bisogno di qualcosa. Comunque, vabbè, a parte questo discorso, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, mi sono molto incuriosita per questa body mousse della Nivea. Siccome io veramente adoro i doccia schiuma, quelli in mousse, mi piacciono tantissimo, e quindi ho pensato, mi ha incuriosito una crema che avesse lo stesso, come dire, la stessa consistenza, no? Di una mousse leggerissima. E quindi ho voluto provare questa qua. E poi dice che dura 48 ore, il suo effetto è idratante. Contiene olio di mandorle per pelle molto secca o molto secca. L'ho usato già una volta perché ero molto curiosa. È proprio una mousse, effettivamente. Vediamo se riesco. Va agitato, giusto per farlo vedere senza fare un gran pasticcio. Comunque, poi continua. Ecco, la cosa antipatica continua ad uscire. Vedete, continua ad uscire per un po'. Quindi se non si vuole sporcare tutto mettendoci il tappo, bisogna aspettare un attimo perché continua ad uscire. E questa è una cosa un po' antipatica, però vabbè. E vedete com'è la consistenza, proprio una mousse. Come quella della doccia. È strano perché appunto poi andando a così a massaggiarla sulla pelle, scompare, viene assorbita dalla pelle, ci mette un pochino ad asciugarsi, non si asciuga immediatamente e ha un profumo Nivea praticamente, classico profumo della Nivea, buono, molto buono, delicato, quindi insomma mi piace, mi è piaciuta l'idea e effettivamente anche insomma mi sembra un buon prodotto. Poi una cosa che volevo prendere da tempo, che questa la vedo sempre utilizzare da Clio, che è questa qui dell'Aven, l'acqua termale dell'Aven. L'ho sempre vista utilizzare per bagnare i pennelli, per esempio, quando si vuole avere un effetto più intenso dell'ombretto. E comunque è un'acqua che fa un po' di tutto, visto che lei se la spruzzava anche per rinfrescarsi il viso, insomma, ha vari usi, è un'acqua naturale, termale. E quindi mi sono incuriosita e questa volta ho voluto prenderla. Poi, una cosa che mi piace tanto, che è un profumo da uomo, tra l'altro, mi piace tantissimo, che è questo qua, ho voluto prenderlo e il prezzo era molto buono perché su Sephora costava molto di più. Ed è questo l'Homme Ideal Extreme. Non ricordo se l'ho pagato 50 euro. Io ho preso questo da 50 ml. Il profumo è buonissimo. Buonissimo. È molto dolce. Infatti ho letto dei commenti in giro di gente che diceva che è troppo dolce, fastidioso. A me piace tantissimo, lo trovo super buono, super sensuale, è quasi afrodisiaco su di me, di quei profumi che veramente mi piacciono tantissimo, veramente buono. Non saprei dirvi a cosa somiglia, però è veramente strabuono. Però appunto ci sono molti che dicono che sia troppo dolce, ma io adoro i profumi dolci. Adesso le note non le ricordo più, ero andata a leggere ma non le ricordo più. Comunque, insomma, se vi piacciono i profumi molto dolci, secondo me assomiglia un pochino a Opium, quello classico da uomo. Un pochino assomiglia, e siccome io adoro tantissimo anche quello,
Questo qua è un po' su quella scia lì, insomma, su quel tipo di profumo, quindi è proprio dolce. Buonissimo. Poi ho preso tre prodotti di Essence e ho avuto un regalo. Ho preso questa cipria Skin Love Sensitive Mineral Powder. Mi piacciono questi prodotti perché sono quasi interamente composti da prodotti naturali, da ingredienti naturali. Questa è proprio una cipria. Mi sembra molto fine. Non l'ho ancora provata, ma secondo me non è male. Poi ho preso questo primer di questa è la collezione Hello Good Stuff, però ho capito che questi prodotti sono permanenti, insomma, non sono un'edizione limitata, ma vengono, anzi, ho notato che pian piano escono fuori sempre nuovi prodotti, sempre di appunto di questa linea, e sono prodotti anche questi naturali, 98% di ingredienti naturali, non hanno siliconi, non hanno, insomma, parabeni, tutte queste cose che non sono, che, insomma, che non fanno bene alla pelle di sicuro. E l'ho provato una volta, mi piace come primer perché ha subito un effetto subito levigante e sembra che il viso diventi più liscio, più omogeneo e poi appunto non contenendo siliconi, questa è una buonissima cosa, mi è piaciuto. Profumo delicato, adesso io sento il profumo della Nivea dappertutto comunque e mi incuriosiva il fatto che sia che contenga la canapa, dovrebbe essere con la canapa, olio di canapa, insomma, mi incuriosiva, è un ingrediente che mi incuriosisce ultimamente. E poi ho preso questo invece che è uno spray fissante, rinfrescante, idratante, quindi si può usare sia prima per rinfrescarsi che dopo il trucco per fissarlo. Ha questo profumo di anguria che è abbastanza piacevole, insomma, direi che si avvicina al profumo dell'anguria vera. E insomma, anche questo secondo me in estate è comunque rinfrescante, se fissa anche il trucco, perfetto. Anche questo è un 90% di ingredienti di origine naturale. E ho avuto un regalo in questo pennello di Essence, molto particolare, ha una forma strana, ha una forma veramente strana. E sembra che sia, vabbè, un pennello viso sicuramente, ma da una parte è più adatto leggevo ai prodotti liquidi, tipo il fondotinta, cremosi, liquidi. Invece dall'altra parte è utile per fare per lo sculpting, così dice, per fare il contouring e per l'illuminato. E per il correttore, non vengono le parole. E per il correttore, quindi boh, cercherò di capirlo meglio. È veramente molto strano. Comunque è super morbido, proprio morbidissimo. Poi invece mi sono fatta attrarre da Rimmel. Anche qui c'era un regalo, un rossetto regalo. E ho provato a prendere questo. Mi incuriosiva questo prodotto che ha un. Praticamente un come si chiama? Un cajal, eccolo qua. Che sembra quasi. Io ho il dubbio che non sia nero, mi sembra quasi blu scuro. Adesso non ricordo più, non so se c'è scritto il colore qua sopra. Waterproof, non mi ricordo il colore, se non c'è scritto qua sull'etichetta, no, però a me sembra blu, non mi sembra nero, o è nero, nero blu, non so, vedete che sembra che abbia dei riflessi blu, e quindi mi sembrava un prodotto carino, interessante, solo che è un po'. Non so, mi risulta appiccicoso, quindi mi dà fastidio durante il giorno perché sento l'occhio che si appiccica.
E poi sbava, pian piano viene tutto giù, quindi non mi è piaciuto per niente. Adesso boh, lo proverò ancora un po' meglio, però al momento non mi piace, non è un prodotto che consiglierei, perché veramente sbava troppo. Sì, scrivente, è morbida la punta, però cioè, poi mi ritrovo con tutto il colore qua giù e poi brucia e poi è appiccicoso, non so perché, ma insomma, quindi prodotto un po' strano. Poi ho preso questa palettina di Rimmel, ce n'era una che mi piaceva di più, che era più viola, aveva dei viola scuro, insomma era più viola, però non era disponibile, quindi ho preso questa qua, si chiama Crimson, numero 007, però insomma anche qua direi che di viola ce ne sono, di rosa ce ne sono, però ci sono anche tutti questi colori nude, mi è sembrata carina. Non che io abbia bisogno di una palette, ne ho mille. Però insomma mi è sembrata carina. E dietro ci sono anche consigli su come utilizzare gli ombretti. E il regalo ho avuto questo rossetto. Questo è il numero 500. Take, non capisco cosa c'è scritto. Take the stage, una roba del genere. Comunque è il numero 500. Ed è molto carino, proprio rosso. Eccolo qua. Somiglia a quello che sto indossando? No, questo è più rosa. È proprio un rosso. Forse anche un po' aranciato. Comunque bello, super scrivente, coprente. Bello. Profumo. Profumo di fiori, carino. E questo è stato il mio ultimo ordine di notino. Spero adesso per un po' di non farmi attirare più di niente, perché veramente. Però dà soddisfazione quel sito, non c'è niente da fare. Io adesso che l'ho provato, devo dire che in effetti, insomma, ci trattano bene. Poi come arrivano le cose tutte ben impacchettate, insomma, veramente una cura che mi piace. Poi sono veloci nella spedizione. E quindi insomma, sicuramente sono forti nei profumi, so che i prezzi sono buoni, però insomma, vabbè, è veramente una tentazione tutto quello che hanno, quindi insomma, cercherò di starci lontano per qualche giorno. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo, mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio, ciao!